Eccoci, dovremmo essere in diretta, benissimo. Buon pomeriggio a tutti, oggi parliamo di cucina, dei problemi legati al mondo della ristorazione. Lo facciamo con lo chef Alessandro Dentone, presidente dell'Associazione Cuochi di Genova e Tigullio. Ciao Ale, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te Roberto, ciao ciao, grazie per questo prezioso invito in questo momento, a noi fa piacere, ti porto anche insomma i saluti del mio consiglio direttivo e anche del nostro presidente regionale Stefano Beltrà. Benissimo. Ecco, Alessandro Dentone, per chi non lo avesse riconosciuto, è anche un noto volto televisivo per le gustose performance nel programma di Rai 1, La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi e precedentemente da Antonella Clerici. Poi ne parliamo dopo di questo aspetto perché Certo. voglio dividere in due appunto l'intervista. Intanto, come stai? Come hai vissuto questo periodo di lockdown che ci ha colpito tutti e colti di sorpresa? Guarda, diciamo che di salute sto bene, che di questi tempi è già una bella cosa, se vogliamo credere naturalmente in questo. Quello che ti dico è che, insomma, l'hai detto bene, ci ha colto di sorpresa perché tutti noi ci immaginavamo sicuramente tante cose, poi soprattutto per la zona della Liguria che tu conosci molto bene. Stavamo affilando i coltelli per prepararci alla stagione primaverile estiva, prepararci alla Pasqua. Ci ha preso molto di sorpresa, io ti dico, non mi sono mai fermato perché con il gruppo Sogegros, i supermercati Basco, io ho fatto i 2 mesi di chiusura, di lockdown, comunque a preparare tutto quello che è la mensa per chi tutti i giorni ci faceva trovare poi dei prodotti all'interno dei supermercati, quindi però ho messo in cassa integrazione i miei 26 dipendenti e quindi sono rimasto, insomma, io a preparare queste cose. Insomma, ora diciamo che sembra passata una vita, non soltanto 2 mesi, Roberto. Certo. Iniziamo a parlare del tuo ruolo come presidente dell'Associazione Cuochi. Allora, Assocuochi, chi rappresenta, quanti associati avete e quali sono le sue funzioni? Allora, noi tanto a livello nazionale come Federazione Italiana Cuochi abbiamo naturalmente una sede in ogni regione d'Italia e oltre ad avere una sede in ogni regione d'Italia, dicevo, abbiamo anche le delegazioni all'estero, siamo quasi 20.000 associati. In Liguria siamo oltre 450 associati divisi nelle province di Imperia, Savona, Genova e Tigullio, noi facciamo anche un po' la parte di La Spezia, poco perché poi tanti di La Spezia sono iscritti a Massa Carrara. C'è stato un attimo un problema, ecco, è saltato un attimo, puoi riprendere, mi senti? Senti, Perfetto, perfetto, posso sì. riprendere? Sì, ora ti sento. Abbiamo avuto praticamente deciso di rifare questa associazione, di rimettere in piedi quello che era la sede di Genova un po' dopo il crollo del Ponte Morandi. Ci siamo guardati in faccia tra un gruppo di colleghi e per uscire un po' da quello che per noi, per Genova, era già stato un brutto momento. Abbiamo deciso di riattivare quello che è la sede perché tanti eravamo iscritti a Savona, quindi insomma ci faceva piacere ridare comunque un po' un'identità a Genova e diciamo che il momento di disgrazia è stato un po' anche quello aggregante. E da lì abbiamo fatto un bel lavoro perché siamo stati addirittura premiati l'anno scorso come una delle province che ha fatto più associati comunque a livello nazionale. Siamo arrivati nei primi tre. C'è stata una bella spinta e non abbiamo ancora fatto bene il Tigullio, la provincia che poi è quella dove io vivo e abito. Ecco, è uscito questo DPCM, no? Uscito per modo di dire, non è stato ancora firmato, però è uscito anche il protocollo INAIL, è stato dato via libera, aperture dei locali, molti hanno aperto, altri ancora no, forse magari non apriranno neanche. Ecco, tu cosa ne pensi? Che sentore hai attraverso i tuoi associati? Guarda, noi con gli associati ci siamo ancora riuniti ieri con un gruppo un po' del Consiglio regionale. Quello che ci arriva dai nostri colleghi che sono con l'associazione è anche un po' di malcontento comunque e tanti non si sa neanche quando apriranno e se apriranno. Noi addirittura come sezione di Genova stiamo pensando, non abbiamo fatto nulla a livello di solidarietà, nel momento che dove tanti magari c'è stata anche un po' una bella volontà, una bella spinta su fare degli eventi di solidarietà, abbiamo pensato di aspettare e semmai nel caso di dedicare quello che sono le nostre forze per aiutare qualche collega che magari rimarrà indietro nei limiti del possibile di quello che possiamo fare. Ma il fatto è che questo DPCM ci accontenta a metà, perché
perché comunque io ti parlo della mia esperienza personale. Io ieri ho aperto uno dei miei 4 bistrò all'interno dei supermercati Basco e ti dico la verità, Roberto, che è stato il giorno dove sono rimasto più avvilito di tutti i 2 mesi, perché abbiamo lavorato veramente poco. Abbiamo fatto una 15ina di persone in un locale dove di solito ne facciamo 350. La gente è molto diffidente, La gente è molto diffidente, impaurita e spaventata. Guarda, la gente, ti dico, e parlando con dei colleghi anche del centro di Genova, perché ci siamo un po' confrontati la sera, la gente sembra gli animali quando scappano dal bosco e si trovano improvvisamente in città. Io faccio questo paragone. Li vedi proprio che non sanno se possono entrare nel locale. Secondo me c'è stata anche tanta confusione, gli sono state dette tante cose, dette anche male, forse. Poi alla sera, non alla sera, domani si può aprire, domani si può uscire, domani si può andare al mare, domani non si può andare, cioè tutta una confusione che prima che raggiungeremo una parvenza non di normalità, che chissà quando arriverà purtroppo, ma che la gente cominci a capire come si deve muovere, passerà qualche settimana sicuramente. Certo, io ho notato una cosa, che uscendo la gente quando la incontri ti evita, nel senso che ha paura proprio del contatto, e questo è un indice di insicurezza. Però gli stessi virologi hanno parlato troppo spesso in maniera inversa, uno con l'altro, uno dice una cosa, l'altro dice l'altra, non si sa mai qual è la verità. Hai detto esatto una cosa giusta. Pensi che io ho fatto una battuta durante una diretta come te che ho fatto con la cara amica Lili Lauro, consigliera regionale, è stata ripresa da un giornalista, dove io ho detto che finalmente saranno contenti che in TV ci sono meno gli chef e i cuochi, ma più i virologi. Quindi ci hanno quasi rubato il mestiere, no? Perché prima in televisione appena giravi c'era un cuoco, ora c'è un virologo. Sicuramente loro fanno il loro lavoro, però a mio avviso adesso, se vogliamo veramente, seriamente ripartire, stando attenti, usando le precauzioni che ci vengono comunque insegnate, ma mollarci un po' su questo tema, perché sennò la gente veramente poi diventa difficile far ripartire comunque quello che è un'economia. Ecco, parlavamo dell'associazione, la Federazione Nazionale Cuochi. Alcuni giorni fa ha messo in atto un flash mob di protesta sui social network, con un video dove i vari cuochi battevano i mestoli contro i coperchi, contro l'immobilismo del governo, reo di non averli ascoltati. Non credi che fra tanti esperti della task force ci fosse bisogno di meno scienziati e più addetti ai lavori? Ma infatti hai detto bene, Roberto, scienziati noi già in Liguria, per noi quando uno dicevi scienziato era già quasi, lo andavamo quasi a dire per fargli capire. Ci mancherebbe, era un po' sarcastico, te scienziato. Però la cosa è, sicuramente, allora, la scienza, comunque chi fa questa materia, ci mancherebbe, nessuno, non vogliamo sostituirci a loro, ci mancherebbe. Però io, guarda, in tempi non sospetti, il 4 di aprile, avevo scritto una lettera come presidente di Genova e provincia, sia al mio presidente regionale, nazionale, e a un po' di parlamentari, senatori, onorevoli, comunque liguri, dove dicevo che era necessario che noi per la riapertura fossimo stati comunque invitati ai tavoli dove venivano scritte le nuove regole per la ristorazione. E all'inizio sembrava quasi che ma noi non è la nostra funzione, cioè io avevo detto questa parola, dobbiamo un po' diventare, la federazione deve diventare un po' il sindacato tra virgolette delle, cioè comunque dei cuochi, perché tu pensa che già noi a livello nazionale comunque siamo riconosciuti come operai generici, quindi già abbiamo dei problemi di contratto, no? Per chi non fa l'imprenditore ma è dipendente. Ma al di là di questo si era detto cerchiamo di andare lì e dire come ci si comporta in una cucina dove comunque il contatto è normale, le cucine sono piccole, spesso e volentieri c'è poco posto. Noi non, cioè io quando sento parlare di lavatevi le mani mi scappa da ridere, cioè sono sincero, perché comunque in una cucina chi è vero professionista le mani ce l'ha sempre pulite e è abituato a piani di HACCP che noi facciamo già da 15-20 anni, e lì già ci siamo trovati comunque ad avere delle regole che sono già abbastanza ferre ed importanti. Se queste regole poi le va a scrivere un burocrate ci troviamo che poi non ha veramente senso. Infatti per fortuna un po' in zona Cesarini, per dare un paragone calcistico, alla fine hanno accettato un po' quello che era il protocollo che poi sia FIPE, insomma le associazioni di categoria dei pubblici esercizi davano insieme, che ci hanno anche un po' ascoltato. Ti dico la verità che ci
accontenta una metà, perché io ho notato una cosa, io ho un locale dove, uno dei miei locali, ci stavano 120 persone e ne ho messo 39, quindi spazio ce n'era veramente tanto. Dire 4 metri quadrati, dire un metro per lato, sono 4 metri quadrati, è solo come l'hai scritto che è diverso. Quindi, cioè, insomma, se è una cosa temporanea per un mese, 45 giorni, va bene, ma se si deve andare avanti così, sarà quasi impossibile riuscire ad andare avanti, perché ci saranno più costi che comunque che incassi, e quindi sarà veramente un grosso problema. Per questo che anche tanti non aprono. Io dopo 48 ore dall'apertura non dico che sono pentito, però gli altri tre locali non li apro, aspetto. Ci sono dei costi che sono enormi, di conseguenza. Cioè, già è un lavoro difficile da far quadrare i conti nella normalità, no? Come ormai tutte le imprese, per l'amor di Dio. Però è già difficile riuscire a far quadrare i conti quando sei assalito dalle persone, dai clienti, figurati quando c'è un po' la paura, un po' di psicosi e le regole così strette, è veramente difficile. Era uscita questa presunta legge che diceva appunto della responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti che contraggono il virus nel posto di lavoro. Sembra chiarita, perché pare che soltanto chi non si adegua alle normative, però si rischia di avere una deriva pericolosa e molti magari rischiano di contrarre il virus fuori dal posto di lavoro. Sì. Denunciare i proprietari. Tu cosa ne pensi? Guarda, noi abbiamo fatto proprio ieri sera come consiglio regionale una riunione con dei nostri consulenti tecnici che seguono sia la parte HACCP che la parte della valutazione dei rischi dei DVR, ed è uscita un po' questa cosa, perché sì, l'INAIL poi ha fatto questa nota dove ha detto: sì, ma sai, io allora decidiamo che non è più colpa del datore di lavoro, ma però l'INAIL, ricordiamoci sempre che è un'assicurazione. Certo. E quindi quando hai a che fare con le assicurazioni, quando devono pagare poi qualcosa, da prendere, prendono quando devono pagare. A trovare, no? Sempre, c'è sempre il cavillo. E la cosa, insomma, tante, io parlando, anche confrontandomi con amici di grandi aziende dove fanno anche grossi numeri, non aprono, hanno deciso di non aprire proprio finché questa norma non è ben chiara, perché questa può essere veramente un problema. Oltre al fatto che ieri sera c'è stata anche un po' di discussione perché nelle regole che sono state date dal DPCM, cioè gli allegati, dicono che puoi anche misurare la temperatura. Allora, se noi facciamo diventare dei ristoranti, dei subreparti Covid o degli ospedali, che appena uno entra va a cercare la cena, io ieri, guarda, mi sono trovato in un posto, andavo in direzione Sogegros per una riunione e prima sono andato a consegnare dei pasti, mi ha misurato la febbre. Ti dico la verità che mi ha dato quasi fastidio, sono sincero. Pensati un po' in un ristorante dove vado magari con mia moglie, con degli amici, ok, vado, cioè, questo. Oltre l'altra cosa che hanno messo, il registro delle prenotazioni, che per 14 giorni tu devi tenere le prenotazioni. Ma se poi va a cozzare con la legge della privacy, comunque per non fare un'app, perché si vede che non sono riuscite queste grandi task force che abbiamo messo in campo come governo italiano, e allora si persone, persone legiferato delle cose molto chiare. Come diciamo nei Liguria, scienziati con la S, non sono riusciti comunque ad andare a creare uno strumento, ma bensì poi scaricano responsabilità sul ristoratore. Ce l'avevi l'elenco delle persone? No, mi dico, ma c'è 1.000 euro di multa, perché poi arriveremo inevitabilmente a questo, perché poi si passerà a fare cassa, come è sempre successo. Certo. Noi abbiamo, come comparto, e ti concludo la cosa, abbiamo spesso subito decisioni prese da altri, mi veniva in mente come prima l'HACCP, no? Per dirti, dove ci siamo trovati questo testo che veniva dalle basi lunari americane, no? E abbiamo applicato le cucine. Poi abbiamo capito col tempo che era anche una bella cosa, una cosa che ci dava lustro e comunque andava a mettere in luce ancora di più la nostra professionalità. Però là avevamo un po' le tasche piene, ora trovarci con le tasche vuote, con delle regole calate dall'alto, anche un po' cervellotti, che ci diventa un po' più difficile accettare. Certo. Ti volevo chiedere una cosa importante. Io sono il turista o la persona, sì, che il sabato sera vuol venire nel tuo ristorante. Quali sono le misure che hai adottato tu e anche la tua associazione, no? I tuoi colleghi di lavoro, per poter appunto arrivare in tutta sicurezza? C'è un metodo, bisogna prenotare, il distanziamento dei tavoli, i plexiglass,
i menu saranno usa e getta oppure saranno a voce come nelle trattorie di campagna. Ecco, qual è il sistema che avete adottato? Perché questo allora, adesso, sì, perché esatto, la gente è disorientata, bisogna fare chiarezza appunto su questi punti. Assolutamente sì. Allora, noi proprio ieri sera abbiamo fatto questa riunione perché, al di là delle regole, come dicevo prima, che ha emanato il governo insieme alla conferenza delle regioni, stiamo mettendo a puntino un protocollo che adotteremo come Federazione Italiana Cuochi, partiremo dal regionale, poi ne arriverà uno anche nazionale, soprattutto infatti su questa cosa qua dei menù. I menù saranno comunque o lavagnette messe, oppure il classico cavaliere col foglio A4, non si potranno toccare, oppure non si potranno, assolutamente non si potranno toccare. La prenotazione è una cosa che è molto molto gradita, rimane sempre quel problema del siamo in quattro e viviamo insieme, oppure siamo quattro amici e vogliamo stare insieme perché ce ne frega. Congiunti e disgiunti sono nate un sacco anche di coppie, non solo di fatto, ma di famiglie, secondo me, nelle ultime settimane. Lì un po' a discrezione, insomma, noi abbiamo messo la separazione dei tavoli, l'abbiamo messa. Per quanto riguarda le tavolate, sono abbastanza bandite, non si potrebbe in teoria, però sembrerebbe che se uno ti firma una liberatoria, tanto per capirci, allora puoi fare. Però sono sicuro che se arriva poi un po', naturalmente, il controllore un po' più esigente, può anche levarsi. Sembra di capire che il plexiglass sia bocciato. No, plexiglass bocciato, guarda, ma anche perché, ti ripeto, alcuni a Milano so che tanti locali l'hanno messo, perché leggevo ancora ieri una nota di colleghi milanesi, però è stato un po', insomma, uno perché tanto in Liguria, Robby, come tu ben sai, se andiamo a spendere i soldi plexiglass, poi ci arrabbiamo anche un po', quindi non siamo molto avvezzi, e poi anche, ora, a parte gli scherzi, è anche brutto da vedere, quindi cioè, non ha... Anche po' qui, porti la fidanzata o la compagna. Io sono sicuro, esatto, cioè, dormiamo insieme, però dobbiamo avere il plexiglass. Poi il problema sarebbe, no, tante quelle foto che giravano in rete, giusto per sdrammatizzare, scherzare un po', che chi aveva la bottiglia di vino dalla sua parte e quello che non ce l'aveva era fregato. Quindi, certo, secondo me ci saranno nei prossimi mesi i tribunali, che sono rimasti anche abbastanza indietro, oltretutto avranno da lavorare molto su tutti i ricorsi dei verbali che verranno elevati dalla settimana prossima. Sicuramente. Ecco, ci sarà un inevitabile aumento dei costi di gestione, perché c'è l'aumento delle materie prime, ora non si trovano addirittura delle materie prime. Ci sarà un adeguamento anche dei prezzi dei ristoranti? Sì, assolutamente, ci sarà un adeguamento, cambieranno molto le materie prime. Ti posso confermare che è una cosa che ho già notato nelle ultime settimane, parliamo di aumenti anche del 30%. Poi ci sono anche tutti i costi, gli aumenti dei costi di disinfettanti, gel, guanti, cioè lì comunque, insomma. Come pensate di sopperire al fatto che avrete meno gente, costi più alti e incassi meno? Guarda, io non lo so, ti dico, ancora io domenica ho fatto ancora un'intervista col TG3 regionale, ho detto che io il mio motto è diventato quasi, è brutto da dire, ma vivere la giornata, vedere cosa succede, Roberto. Perché cioè, se 2 mesi fa pensavamo una cosa appena era partito, adesso ne pensiamo completamente un'altra e non sappiamo cosa succederà. Quindi veramente è difficile. Noi siamo ancora comunque insoddisfatti di queste misure che sono state prese, dobbiamo solo aspettare veramente un liberi tutti vero, non delle false partenze, perché queste sono false partenze. Certo. Come sarà la ristorazione del dopo Covid quest'estate, secondo te? Secondo me ci sarà un po' un fare 2 o 3 passi indietro, saranno un po', cioè io la mia cucina non è mai stata una cucina di arie, schiume, cremine, perché c'è qualcosina di carino, lo facciamo, ci mancherebbe, a me piace anche l'estetica del piatto, piace, però secondo me ci sarà, come dicono anche tanti grandi chef molto più titolati di me, anche un ritorno un po' alla sostanza vera, perché ultimamente cioè era solo stupire, voler fare veramente spingere, poi avevi nel piatto una cosa che e la gente vorrà sostanza, non vorrà, perché il tempo dei discorsi è un po', secondo me, dopo questi 2 mesi è un po' passato, quindi vorrà anche un po' di sostanza e una ricerca sicuramente anche di quello che sia il localismo ancora di più rispetto a prima.
quello Ecco, tanto. cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi associati, appunto, ristoratori? Ma io, guarda, devo dire che c'è stata una bella energia in questi mesi che siamo stati chiusi, un'energia positiva e un'energia di unione che nel comparto, io l'ho vista anche in altri comparti, nel comparto comunque alberghiero che tu conosci molto bene. Stiamo solo attenti a non farci mettere gli uni contro gli altri e poi bisogna anche capire a volte quando il collega o il vicino ha la necessità veramente di aprire, quindi non è che chi apre non capisce niente, chi tiene chiuso è furbo o viceversa. Cioè bisogna capire, studiare posizione per posizione e vedere cosa si può fare, però rimanere uniti perché secondo me avremo ancora tanto da dimostrare, da protestare, ce ne sarà parecchio. Guarda, io continuo a dire, cioè adesso sì, abbiamo aperto, ma poi cosa succederà? Ci sarà ancora tanto da fare. Benissimo, io ti vorrei far fare un appello a coloro che ci vedono, saranno poi in tanti perché noi abbiamo tante persone che ci seguono sui social e di conseguenza tra tutte queste persone ci saranno appunto gli amanti della ristorazione, quelli che verranno appunto nei Certo. ristoranti. Che appello ti senti di fare ai clienti? Ma ai clienti mi sento di fare. Allora, il cliente del ristorante è un cliente che ripone fiducia in un ristoratore, in uno chef, comunque nella persona dove c'è il suo ristorante del cuore, il suo logo del cuore. Venite, noi non facciamo nulla di strano, cerchiamo di fare come sempre tutto quello che abbiamo sempre fatto nel rispetto delle regole e di quello che sono le nostre competenze. Quindi, cioè, io guarda, ti dico una cosa, ho già pensato di dove andare già a cena da amici, colleghi, cioè perché, un po' perché mi manca perché sono uno a cui piace andare a cena e un po' perché bisogna che se ci vogliamo dare una mano, devo dire che la gente già anche un po' con l'asporto aveva dimostrato fidelizzazione e affetto nei confronti dei ristoranti, però l'asporto è un po' asettico, è un po', no? Sì, Fa non c'è freddo, no? l'atmosfera giusta per dire Non c'è apprezzo, ecco. l'atmosfera, bravo, quindi quello è molto Diventa un importante. fast food, ecco, quasi, no? Esatto, no, no, quindi Proprio anche va bene, una coccola per i prodotto, la qualità clienti del prodotto a questo punto. è completamente differente. Quindi, cioè, venite, venite, state tranquilli e soprattutto una cosa che mi sento di dire è riscopriamo molto l'Italia. Guarda, io ho un progetto che poi quando sarà pronto ti racconterò per riscoprire proprio quello che è l'Italia, le cose. Perché che voglio fare, che sto studiando con alcuni amici per la nostra Liguria, naturalmente, che è quella a cui mi sta più a cuore, perché è la nostra terra, però secondo me c'è da fare tanto perché c'è da conoscere anche tanto nel nostro bel paese, che si è sempre chiamato così perché un motivo c'è. Grazie, Direi tanta tanta professionalità, insomma. Ecco, grazie, assolutamente, quella sarà importantissima sempre di più. ora vorrei invece parlare un po' della tua carriera professionale. È stata una carriera brillante, no? Fino ad oggi, devo dire. Io ti conosco da bambino, in quanto le nostre abitazioni erano Erano distanti vicine. nella splendida cara Sestri Levante. Conosco bene la tua famiglia, che saluto con affetto, mamma, papà e fratello. Grazie. Ricordo la Grazie. prima esperienza al ristorante di Chiavari, Ugusso, eri ancora Esatto. ragazzino, però devo dire, mi devi dare atto che ero uno dei primissimi Tu clienti no, eri il mio miglior cliente, quindi affezionati. Tu si può miglior dire cliente. tanto, eh? Ricordo ancora i gamberoni che mi proponevi, erano una Esatto. cosa deliziosa e non l'ho mai Esatto. trovati, guarda. Ti in giro, no? Ti aspetto a rimangiarli a Villa Riviera con estremo Erano piacere. di prossimità, diciamo, no? Molto di prossimità. Poi ho avuto quella lunga esperienza al Grand Hotel Miramare di Sestri Levante, nella Baia del Silenzio, con l'amico Sì, esatto. Carmanini, e poi dopo ci siamo ovviamente un po' persi di vista, perché io per motivi lavorativi ho dovuto emigrare fuori dalla Liguria, sono andato su altri lidi, tu sei Certo. rimasto, e oggi cosa fai esattamente? Vogliamo spiegarlo, perché hai più di Sì, no, un'attività. no. Io ho due attività, ho due società, una che si occupa quando 5 anni fa al gruppo Sogegros, che poi è il gruppo che controlla i supermercati Basco, mi avevano cercato per sviluppare un progetto che è quello dei bistrò, quindi di creare dei luoghi di ristorazione all'interno dei supermercati e ora li gestisco direttamente. Ho 26 dipendenti, quindi una bella macchina abbastanza impegnativa.
Poi da circa neanche un anno, siccome facevamo già catering e altre cose, ho aperto una seconda società con un gruppo di con altri amici e soci, dove facciamo principalmente catering e siamo il catering ufficiale del Genoa Calcio, squadra di calcio, l'unica squadra di calcio di Genova, no? Con piacere. L'altro di San Pier d'Arena, nonostante esatto. Che io sono tifoso nero-azzurro, ma porto sempre il Genoa nel cuore per quei giocatori che ci hanno dato nel 2010. Però il disco esatto, abbastanza importante. Il cuore. Esatto. Esatto, quindi quello è importante. E lì facciamo questo e poi insieme anche lì ho Villa Riviera, che è un boutique hotel di 6 suite di proprietà di Matteo Campodonico, che è un imprenditore chiavarese, dove lì abbiamo, io li gestisco il ristorante, quindi facciamo principalmente la cucina per gli ospiti dell'hotel, quindi lì è un posto molto delizioso, simpatico. Ho visto una tua performance in una trasmissione televisiva con lo chef Barbieri, tra l'altro sì. Hai anche vinto, se non erro. Ho anche vinto, anche perché 4 ristoranti, no? Quattro hotel, sì, la trasmissione quattro hotel di Sky, e abbiamo fatto a marzo dell'anno scorso, molto bello, è stato fra l'altro ecco, una cosa anche a livello di immagine, di pubblicità, sia per la struttura che anche personale, veramente che ha dato tantissimo riscontro che, a dirti la verità, Roberto, io non avrei pensato, ecco, invece certo. Veramente, veramente seguita e anche fatta bene, bravi, bello, una bella esperienza. Benissimo. Allora, per quanto riguarda l'esperienza su Rai 1, la prova del cuoco, tu hai avuto due maestre appunto delle presentatrici, due grandissime artiste, esatto. La Clerici, Antonella Clerici e Elisa Isoardi. Con chi ti sei trovato meglio? Ma guarda, sono due mondi completamente differenti. Antonella sicuramente donna più navigata, donna di spettacolo, quindi c'è un vero top player, tanto per capirci, facendo un paragone col mondo del calcio, gentile, simpatica, però molto impegnata anche in altre cose, quindi con poco tempo. Invece con Elisa, io ti devo dire, mi sono trovato benissimo, una ragazza veramente alla mano, simpatica, gentile, ti dico, ho avuto veramente una bellissima esperienza, ma soprattutto la bellezza dell'esperienza della trasmissione è il gruppo di persone che lavorano per costruire questa trasmissione, che io una cosa che dico, e l'ho detto ancora l'altro giorno ai loro colleghi di Rai 3, da quando ho iniziato a frequentare la prova del cuoco, per l'organizzazione, la gentilezza, la bravura di queste 70 persone che ci lavorano, quindi è una cosa già importante, ho detto che ero contento di pagare il canone, cioè, quindi fai il conto te, mi era venuto voglia di pagare il canone. Hai fatto altre apparizioni su reti televisive oltre a queste appunto che abbiamo citato? Ma io guarda, poi tutti i programmi legati al mare negli anni precedenti li ho fatti tutti, da Linea Blu a Pianeta Mare, l'ho sempre fatti tutti ancora recentemente finché sono andati in onda. Linea Blu l'avevo visto, se mi ricordo. Linea Blu e poi addirittura guarda, con Tessa Gellisio come Pianeta Mare ci siamo ancora, è rimasta anche una bella amicizia, siamo ancora sentiti via Instagram l'altro giorno che gli ho commentato una cosa, si è ricordata poi di noi, della mia famiglia, del Peschereccio, abbiamo fatto anche delle cose in albergo quando ero a Miramare, delle ricette, insomma poi no, a me la televisione è sempre piaciuta e piace farla, naturalmente non devi avere la testa di pensare soltanto a quello, io quando mi chiamano vado, quando non mi chiamano non ci soffro, poi mi diverto anche con le televisioni locali, cioè mi faccio, lì è proprio divertimento perché poi mi fa piacere, a me un po' quella forma d'arte che mi piace anche qua. Benissimo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Cosa farai da grande? Ma grande lo stiamo diventando perché i capelli bianchi lo stanno. Sei ancora giovane, purtroppo. Però ma guarda, quello di continuare queste attività che ho mi diverte tantissimo. Sono contento. Io non ho hobby, lo dico sempre, non ho hobby, il mio hobby è il mio lavoro, quindi è un po' brutto forse sotto certi aspetti, però mi piace veramente tanto. Magari ecco, ora tutte queste attività mi impegnano veramente tanto, sono sincero, spesso mi stancano a livello di testa. Immagino che di tempo ne ho poco, ecco. Tempo ne ho poco, cucinare mi piace, mi diverte sempre, infatti io a Villa Riviera vado perché
lì ho i miei 5-6 tavoli e per me è un divertimento. Cioè, io vado lì e mi vado a invece di guardare la televisione la sera, vado lì e mi rilasso, perché è proprio una cosa che mi piace veramente tanto. Bene, allora concludiamo questo intervento. Ringrazio ancora Alessandro Dentone per aver partecipato a questa videoconferenza. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio alle ore 15 con un'importante videoconferenza istituzionale. Avremo con noi il direttore esecutivo dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo. Invito ancora Alessandro 5 minuti a rimanere con me fuori dalla diretta. Buona serata a tutti e a presto. Grazie, grazie, salute a tutti.